Valentina Ferri, buonasera. E Buonasera a lei e buonasera a chi ci ascolta. benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare di due cose. Anzitutto di una casa editrice nuova e di un libro. E quindi credo che già cominciare a parlare di una nuova casa editrice credo che sia molto bello. Qualcuno può dire, ma di questi tempi una nuova casa editrice, ma perché? Ma proprio perché di questi tempi una casa editrice nuova è comunque necessario, perché il tempo della pluralità dal punto di vista dell'editoria è sicuramente molto presente e si vede anche un certo rifiorire di nuove presenze. Valentina Ferri ha ripreso in mano una possibilità importante, quella che lei aveva come dote di famiglia, come archivio familiare di grande levatura culturale, e lei a questo punto che cosa ha fatto? Ha creato una casa editrice. E certo, anche perché non poteva fare altro che continuare questa ambizione, che non era solamente un'ambizione, ma una realtà che va indietro nel tempo. La vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori da dove arriva questa sua voglia, questa sua, chiamiamola, necessità di far nascere una nuova casa editrice, Valentina Ferri? Certo, con piacere, anzi grazie di aver proprio detto adesso questa necessità, perché è vero che è desiderio, voglia, ma è anche quasi un'urgenza, no? Interiore. Ma io ho avuto questa fortuna di crescere in un ambiente molto stimolante culturalmente e dove davvero era gran posto per le parole, perché mio nonno è stato un pubblicitario. Così direi un pioniere della pubblicità, non soltanto in campo visivo, come poi è accaduto naturalmente con tutti i caroselli, che allora erano dei piccoli filmetti, ancor prima dei caroselli a cui ero abituata io da bambina, perché comunque ho avuto modo di vederli anche io i caroselli, ma quelli degli anni 50 erano veramente dei cortometraggi. Ma dicevo anche proprio in ambito editoriale, un pubblicitario ma anche un editore. Ed è stato uno dei primi a creare dei fumetti per, ad esempio, proprio nel primissimo dopoguerra, per ragazzine, per bambine, per ragazzine più grandi. Si chiamavano La Vispa Teresa ed erano fumetti che sono andati per anni e anni, hanno raggiunto le case di molte ragazzine. Io stessa li leggevo da piccola perché esistevano ancora dei volumi rilegati di questi fumetti. E che erano bellissimi perché erano illustrati da grandi nomi appunto del mondo della grafica italiana, ancora molti agli albori, e da altrettante penne della scrittura italiana per ragazzi. E poi mi viene in mente Gianna Anguissola, che era una scrittrice all'epoca molto, molto nota, o Ida Angelucci. E questo è stato, diciamo, il primo contatto che io ho avuto, perché sono stata molto a lungo, ho vissuto anche con Lia Pierotti-Cei, che era all'epoca, che era mia nonna, all'epoca in cui io vivevo con lei, sono cresciuta insieme a lei, scriveva, lei è stata autrice di molti, molti libri, molti testi interessanti sulla musica, sulla letteratura, biografie di vario genere. Quindi tutto questo, insomma, per farla breve, è passato nella mia vita e nel mio sangue, credo. E quindi mi sono sempre mossa tra le parole e tra la musica. E a un certo punto, nel periodo più silenzioso e tenebroso, che è stato quello dello scorso anno, ovvero del primissimo lockdown, della pandemia che impazzava, ahimè, fuori dalle nostre porte chiuse, ho trovato che il modo più bello e più necessario fosse quello di varcare quelle soglie, appunto, sigillate attraverso i libri e prima ancora dei libri, la parola che si faceva bellezza. Per me la parola è veramente salvifica. E A immagini. proposito, mi scusi se interrompo, di parola No, che si mi fa. Ma interrompa perché io sennò divento un no, ma si frusto. immagina, a proposito di parola che si fa bellezza. Io vorrei ricordare, lei ha parlato del talento culturale, no? Della famiglia, ma io vorrei parlare di un talento oltremodo anche culturale.
cioè il talento di creare la bellezza attraverso la parola. E io dico semplicemente queste parole: Omsa, che gambe! Eh sì, no, lei ha giustamente ricordato questo slogan che era è stato uno degli slogan dell'agenzia CEI, che era l'agenzia pubblicitaria che con le gemelle Kessler e Don Lurio aveva rappresentato attraverso questi film un marchio importante di calze e di molto anche di biancheria femminile, eccetera. Questo Omsa che gambe è diventato quasi, direi, un, non dico un modo di dire, ma certamente all'epoca era un claim, come si dice oggi, molto, molto in voga. Ricordo che ancora io da bambina, che appunto non è che sono proprio Matusalemme, ma c'erano delle filastrocche che cantavamo ai Kinderheim, c'era Omsa che gambe, erano così, era un po' sulla bocca di tutti, oltre che questi, appunto, come dicevo, questi cortometraggi e questi musical brevissimi con le gemelle Kessler, Don Lurio e altri artisti. Quindi sì, quella era una parola che evocava queste gambe lunghissime e la piacevolezza di indossare delle calze belle, raffinate, eleganti e leggere. E la piacevolezza anche di creare dei libri che siano leggeri, piacevoli e che possano distinguersi e possano farsi notare e possano soprattutto raccogliere una testimonianza e portarlo avanti. E in che modo? Lei poco fa, Valentina Ferri, parlava del lockdown nel quale periodo di estrema chiusura lei si è aperta al nuovo e quindi ha pensato di creare questa casa editrice, FVE Editori, ecco, che sta per Valentina Ferri Editori oppure Ferri Venni Editori. Sì, sono le iniziali dei nomi di famiglia, insomma. Sì. No, è proprio come dice lei. Allora, da Omsa che gambe, dal piacere di indossare un paio di calze, io ho pensato che i libri e la parola nella sua bellezza siano qualche cosa che noi davvero amiamo sentirci addosso. Chi ama i libri li porta con sé, chi ama i libri li vive e li tocca come dei talismani. Questa è una cosa che ho trovato condivisa da tutti gli appassionati, non necessariamente bibliofili, ma da chiunque stia leggendo un libro. Ne sente proprio il piacere anche tattile, anche concreto dell'averlo vicino. Quindi indossa il tuo libro è diventato in questo caso il mio slogan. E ho immaginato che il libro da indossare sia inteso come un libro bello da sentirsi addosso, bello da toccare, appunto, non già perché così ricco di fronzoli o di cose strane, ma perché è fatto con grande cura, con grande attenzione, con attenzione alla carta che deve essere bella da sentire tra le mani, alle copertine che sono fronte retro, quindi che coprono, anche questo è un po' come una pelle, come un abito, anzi, il libro sia davanti che dietro, e che quindi è piacevole leggere, sfogliare, addirittura nei casi dei Tips di Cordelia, che è un volume di una collana, forse per un pubblico più giovane, ma non necessariamente, con dei rilievi di vernice che fanno sì che il libro sia proprio adesso mi viene da dire tattilismo perché comunque tattilisticamente, diciamo così, per citare a questo punto anche Marinetti, piacevoli da sentire tra le dita, esattamente come una maglieria morbida o un paio di calze che ci rendono più belli. In questo caso adesso, in questo caso rendono bello non l'anima. Solamente bello, bello la lettura, bella anche l'anima. Ma a questo punto, visto che lei, Valentina Ferri, ha citato i Tips di Cordelia, io vorrei presentare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici una influencer. Ma noi dobbiamo pensare che l'influencer non è semplicemente quella persona a cui possiamo fare riferimento, no? La Ferragni, Chiara Ferragni, tanto per fare il nome di una notissima influencer. Perché qui non stiamo parlando di Chiara Ferragni, ma di un'altra influencer. Ce la vuole raccontare? Sì, volentieri. Cordelia è il nome, l'alias di Virginia Tedeschi Treves, autrice
e scrittrice della fine dell'Ottocento, moglie di Treves, un famoso editore dell'epoca, editore di D'Annunzio, Carducci, eccetera, eccetera. Ma la cosa carina è che io mi sono imbattuta in un suo testo che si intitolava Dopo le nozze, e infatti il libro ha i tips di Cordelia da Virginia Tedeschi Treves, perché è liberamente tratto, ma diciamo che il testo è certamente scritto da lei, da questo suo libro che noi abbiamo, io e un'altra collega, ridotto. Io ho lavorato ma lievissimamente, per dare per togliere quella patina di antico, che più che antico era forse semplicemente un po' di polvere, e con grande sorpresa, prima ancora di decidere di pubblicarlo, mi sono accorta che avevamo tra le mani un vero e proprio manualetto con consigli, oggi sono i tips, di una influencer d'allora. Cordelia è un po' l'amica che vorremmo avere tutti quanti, è un'amica diretta, sincera, che ha il consiglio giusto al momento giusto, e in questi tips, proprio come un influencer sui suoi post di Instagram o sui suoi tweet, regala pareri ironici, molto iconici, sulla moda, sull'ordine, sul benessere. E sul matrimonio anche, per cercare e trovare il marito giusto, no? E che il matrimonio non venga fatto un po' velocemente e che diventi poi uno scivolone dopo le nozze, come sta scritto. Infatti, quindi racconta e cerca di indirizzare non soltanto le donne, tra l'altro, anche gli uomini, verso la scelta giusta, che non deve essere affrettata, perché appunto i matrimoni fatti velocemente possono rivelarsi così quasi una fregatura. Dice il marito che faceva tante promesse, magari poi tutto a un tratto diventa così un semplice mortale, dice, come tutti gli altri, che legge il giornale durante il pranzo e non ascolta le vostre storie, mentre voi invece vi eravate immaginate chissà cosa, o viceversa, la fanciulla così delicata e piacevole magari poi non è quella che vi immaginavate. E lei dà dei consigli molto pratici, perché appunto dice, a volte la colpa non è dell'uno o dell'altro, ma sta proprio nell'incapacità di riuscire a trovare un giusto ascolto e di mettersi un po' in una sintonia reciproca. Quindi imparare a scoprire i lati deboli dell'uno e dell'altro e non approfittarne, ma al contrario magari accettare anche le debolezze, proprio per non avere poi aspettative esagerate, perché alla fine insomma siamo tutti quanti destinati a sorprenderci, ma anche in meglio, e quindi magari il matrimonio può rivelarsi veramente anche una bella esperienza. Se non lo fosse, con grande lungimiranza e molta molta modernità, Virginia dice, sarebbe bello se ci fosse il divorzio, che allora non c'era, ma lei insomma vedeva lontano, e senza polemizzare, senza appunto senza grandi battaglie, si limita a osservare che appunto la possibilità di scegliere o di sentirsi liberi spesso può essere già un ottimo aiuto per evitare poi di lasciarsi. E poi tra l'altro questo libro, I Tips di Cordelia, pubblicato da FV Editori, ha una sua leggerezza proprio di narrazione, trattando temi anche importanti, quindi la leggerezza, l'ironia, no? E per saper prendere la vita nel verso, chissà se c'è il verso giusto, ma ormai l'ho detto, in circa 60 pagine. E poi non bisogna lasciarsi, leggo, trascinare ad occhi chiusi senza riflettere, soltanto perché gli altri lo fanno. Sapete cosa racconta della sua vita lo scrittore Vittorio Alfieri? Poiché a causa di una malattia doveva portare la parrucca, i compagni lo prendevano in giro, lui, anziché restarci male, iniziò a ridere insieme agli altri e anzi, per far la cosa più buffa, si tolse da sé la parrucca e con quella si mise a giocare a pallone. Ecco, io credo che questo sia un modo di accettarsi e giocare insieme a questa accettazione. È verissimo, lei ha letto proprio uno dei passaggi che amo di più, perché davvero imparare a ridere di sé e non lasciarsi influenzare, lei dice, ci vuole un po' di eroismo per imparare a vivere e a senza curarsi dei pregiudizi degli altri e dei loro giudizi, e in effetti ci vuole un po' di eroismo e sicuramente carattere, e lei ne ha da vendere di carattere. È davvero un personaggio molto amabile, molto simpatico,
e di grande, appunto, di grande modernità. Lei ha accennato... E devo dire che anche ieri ci sembra simpatico raccontato da lei mentre gioca a pallo con, a palla voglia. Con la pianta. Ascolti, lei ha raccontato della copertina che ha questa verniciatura di riserva, come si dice tecnicamente, no? Quindi questo effetto molto tattile, con delle illustrazioni molto particolari. Le illustrazioni sia della copertina che all'interno sono di Lucrezia Frola, ed è bello anche ricordare chi ha contribuito a rendere bello questo oggetto libro intitolato I Tips di Cordelia, da Virginia Tedeschi Treves. Prima di salutarci, Valentina Ferri, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, guardi, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro su una mistica che si chiama Hildegard von Bingen, scritto da un'autrice nordica, la quale Hildegard von Bingen è stata una monaca, appunto, tedesca, con autrice di bellissimi testi per salterio, quindi, insomma, è stata una musicista, una guaritrice della scuola salernitana del Medioevo, una visionaria mistica e una poetessa, ed è una donna interessantissima, poiché la casa editrice l'ho definita anche visionaria. Sto trovando in questa donna, in questa santa, in questa mistica, ma soprattutto in questa figura che si dedicò alla bellezza e alla visione anche pittorica, insomma, l'insieme di tutto ciò che trovo interessante. E quindi mi sto perdendo tra queste pagine davvero suggestive, che raccontano di una figura che è tutta da scoprire, veramente interessantissima. Tutto da scoprire, Hildegard von Bingen, perché veramente qualche cosa la sua vita di straordinario, seppure possiamo entrare nel campo della leggenda, ma al di là di questo sicuramente una grande visione, una donna che a quel tempo sapeva dimostrare che il coraggio, la poesia, l'estro, lo spirito veramente sono una pluralità che danno un effetto molto singolare all'esperienza di vita come quella di Hildegard. Ancora una domanda, Valentina Ferri, ma la prossima vostra uscita come editori quale sarà? Questa è una domandona, nel senso che volevamo lasciarla... No, saranno due libri, comunque certamente un testo, un saggio, sul tema molto importante dell'educazione civica digitale, di cui oggi si parla molto, e poi un romanzo, un inedito, però questo è proprio ancora una sorpresa, ma spero e mi auguro che sia un libro che piacerà, così come è piaciuto a me non appena l'ho avuto tra le mani. È un manoscritto proprio che è arrivato alla nostra casa editrice, quindi è davvero una piccola scoperta e la dimostrazione che si può fare bellezza e che si può riceverla. Quindi mi auguro che sia così e che davvero piaccia. Grazie, grazie davvero Valentina Ferri, grazie, per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei per l'ospitalità e a tutti per averci ascoltato.